Ciao a tutti, buongiorno. Come vedete siamo al Ministero dello Sviluppo Economico. Qui fuori ogni giorno ci sono persone che vengono a manifestare e a chiedere aiuto su determinate questioni. Adesso ne incontreremo alcune con Laura Castelli, che è viceministra dell'economia e con cui cercheremo di affrontare due questioni importanti che riguardano le cooperative e alcune cooperative che hanno abusato della loro funzione. Buongiorno. Ricordatevi di lui. So che ieri avete parlato con Claudio Cominardi, con altri miei colleghi. Ci abbiamo spiegato un po' la situazione, mi spiega un po' il mio sempre. Io mi ricordo pure di voi, tra l'altro, sì, perché siamo venuti a casa vostra, mi avete dato un foglio, cioè, me lo sono noi a passare la notte qua e non ci permettiamo più sotto là, che anche noi abbiamo dei genitori anziani. No, ma perché non mi trovate là, questo è il problema. È stato solo un caso. Come stanno le cose? Voi a che punto siete in questo momento? Allora, loro per la gara parlano di giorni di chiuderla, massimo, però è una gara rovinatissima. Loro ci garantiscono il posto di lavoro, ma non la retribuzione e molto più, diciamo. Quindi, tra virgolette, da conti approssimativi, ci sta un taglio netto, cioè andremo a fare un 2-3 ore di lavoro giornaliero al giorno. Rispetto a? Quando poi ci sono i precari, 4 ore, stanno 11 pensioni a 4 ore, 3 pensioni a 6 ore. E 12 persone sulle 40, però con la paga, diciamo, sempre sulle 40, paga nazionale 850, 900 euro, 950, paga base. Noi avevamo cercato di interpretare dal sindaco che ci voleva dare anche un aiuto, sì, di trovare una fissura, e noi ci avevamo chiesto da Città Metropolitana già questa partecipata. Sì. Questa partecipata è armena. Sì. Proprio perché lui va giuridicamente, ci vuole mettere a disposizione con gli operai, proprio quando una fissura dove appoggiare per fare questa assunzione. Lui ci dà prima disponibilità di aiutarci, sì, però dice che giuridicamente lui ha le mani legate, non può. No, ma soprattutto, prego. Ci ha detto trovate voi una soluzione. Noi la dobbiamo trovare la soluzione. Noi dobbiamo trovare la soluzione. Loro politico, tecnicamente non hanno potuto trovare. Gli operai, che paghiamo tasse, dobbiamo trovare noi questa, e ad incontrare il mondo è cambiato. Ognuno di noi, pensiamo a 13 anni che lavoriamo in Città Metropolitana, proprio nei uffici di Città Metropolitana, 13 anni che lavoriamo là, ogni 3 anni facciamo il passaggio di cantiere con la a parte subappalto. Ogni volta e voi siete un subappalto ad una cooperativa. Vince una cooperativa. Forse il 7% ce lo dà il subappalto. Comunque è uno spreco già dei soldi. Ah, quanto arrivate all'ora? 7,20 lordi. No, a ore, secondo livello. Sì. 7 avrebbe tutti che sono a maggior parte di secondo livello, poi ci sono 3 persone a quinto livello, ma 2 persone a quarto livello non è che una parola. La pecca sono le ore, dottore. Ho capito. Lo stipendio è mo, questa rivolta cioè, diciamo, l'abbiamo fatta tutta la nostra che, forza. La società partecipante di Città Metropolitana a breve doveva avere dei sblocchi delle assunzioni da fare. Sì. Si parlava di un numero di vanno già in pensione 53 persone, proprio loro, sì, vanno in pensione 53 persone, quanto voi lo sapete, si fa sempre, si gonfia sempre sopra l'assunzione, se lo sapete, noi avevamo cercato solo un ulteriore intervento, sì, per portarci anche un po' di dignità, l'articolo 36 diciamo della Costituzione italiana. Quello cerchiamo, no, ma poi lo so. Chiediamo siamo precari in tutto e per tutto. Allora, qui c'è cerchiamo la stabilità. Scusa, in modo la vecchia gara d'affari quella di 3 anni fa, 1,67 euro, poi è stata fatta con la riduzione, è stata aggiudicata a 1,20 euro, quella riduzione di tutti quanti del 25% del 28%. Adesso parte da 1,04 euro
e si chiuderà domani dopodomani a 60-70 soldi. Cioè, questo che significa? Che noi avremo un taglio di 60 soldi. Dottore, in breve, vi do solo questa altra cosa, non faccio scappare. No, no. Il sindaco ci vuole pure aiutare, però la verità non ce la dici in quanto. Quando dici no, noi a livello occupazionale ve li garantiamo. Capito, anche il mio compagno disse, scusate, ma 2 ore e 3 ore, che lavoro è? Dateci quelle neve, va. Quanto fareste a settimana di ore? Noi il conto non l'abbiamo fatto in base a 2-3 ore al giorno. Sì. No, aspettate, sono quelli là. In generale, i conteggi che avete fatto voi. L'ora di Grincale non ve lo possiamo dire, però noi abbiamo messo il massimo di ore. Questo massimo di ore. C'era il problema, dicevo come state così rimanete ragazzi dai nostri gruppi, dice no non lo sappiamo. Vabbè, ma quando poi ci sono anche i precari per avere anche un po' di dignità loro da 13 anni a 4 ore, noi stavamo a 6 ore, già ci sentivamo diversi. Mo chi sta a 6 ore passa a tipo 4. Sicuro non si sarà ministro, non si sa, diciamo, perché bisogna capire al metro quadro. Ma tagliare su 8 per 900 euro a mese, che cambiano una famiglia con 2 bambini e una moglie. Ma che c'è più da tagliare la testa? Perciò noi siamo stati lì. Allora vi dico questo. Prima di tutto ci sono 2 problemi, i massimi ribassi, perché quanto mi avete detto, cioè si gioca sempre nella gara a chi offre di meno, offre di meno. Video, da oggi e siamo arrivati a 0 punto, quanto avete trovato? 1,04 a metro quadro. La base è nostra, poi ci deve stare. E scenderà ancora a 0,60. Poi l'altra questione sono le cooperative, come si usano, perché molto spesso si usano impropriamente, come questo caso qua, forse, non lo so, vediamo. Non lo so. E l'altro tema, adesso io chiamo il sindaco e vediamo, magari ci sentiamo e cerchiamo magari di coordinare come possiamo fare e trovare una soluzione. Salario. Io il supporto che posso dare al Comune di Napoli lo do, anche perché lo sanno tutti i sindaci italiani, io ci sono e sono a disposizione. Non ci dà una mano, che vogliamo fare il concorso, entriamo in una riserva, vogliamo fare le cose, noi siamo, cioè voi dite, adesso siamo si stanno 5 stelle, noi facciamo sì, vabbè, ma, ali, non lo dite, vogliamo, se lo faccio io, no, è così, noi perciò ci vogliono male, no. Noi siamo 6 anni, dottor, sono solo 53 e già che vanno in pensione, sì, vabbè, però lo sappiamo, non si basano sulle Lo so, che farete voi, non so, che scade che andava da 17 dicembre 2017 fino al 30 giugno 2018. Dal primo luglio già iniziano. Però dottor, la cosa che vi chiediamo, però in ginocchio, fate una chiamata immediata di dire guardate bene questa carta, le mandando 26 poveri, già a fame, 26 operai. Ma sì, pensate che ci hanno collocato in qualche partecipante. Siamo questo problemi, non l'abbiamo più di uno. Siamo anche 26, non siamo 260. Allora erano 260, la gara da 4 potrebbe andare anche bene, è una cosa grande. Io adesso vado un attimo a incontrare pure gli operai della PAC 2000 che hanno un altro problema come simile, ma abbiamo non uguale. Abbiamo visto 2 giorni e siamo qua, immaginiamo. Ma qua è sempre così purtroppo, perché ci sono tanti problemi in questo paese, uno alla volta li risolveremo un po' alla volta. Poi più tardi, tipo nel primo pomeriggio, andiamo al sindaco e gli chiedo di cosa ha bisogno. Se noi possiamo fare con gli uffici legislativi o con interventi ministeriali, possiamo dare una mano, la diamo. Per quanto riguarda la gara, bloccare una gara a volte costituisce un reato, quindi voi mi state chiedendo una cosa, vediamo cosa è possibile. Se viene accettata è un reato maggiore, dottore. No, io ho capito. È un reato maggiore, perché ti ho capito, ti ho capito. Alla fine, io andare a casa, mia moglie e mia figlia è finita. Io mi vado a se lui si è bevuto la canteggina. Io mi butto la no, ma no, perché se è bevuto la canteggina? Che dobbiamo fare? Lo so, noi ci siamo conosciuti che stava a Pomigliano perché c'era un altro che si era dato fuoco, si voleva dar fuoco sotto casa. Noi siamo dell'ospedale di Nola. Lui in quegli stanno era dato via. E abbiamo fatto, no, questa bravata, che nostro padre ci voleva fare pure il caffè. Ci voleva fare pure il caffè. Ci siamo sentiti male perché era una persona anziana. Io oggi pomeriggio mi metto al lavoro col sindaco e vediamo se posso dar via. E poi vi aggiorniamo tramite loro. Voi avete incontrato certamente, non possiamo chiudere bocca. Possiamo dare anche, diciamo, i nominativi dei sindacati se casomai si deve fare qualche tavolo politico. È chiaro su questo. Ce lo diamo al... Poi con chi vi siete scambiati i contatti? Con lui? Sentite con Francesco. A disposizione. No, ma noi siamo a disposizione, lo facciamo a fare. 1000 euro. Noi ci siamo comportati bene. Da quando voi avete incominciato a fare politico, noi
napoletani vi abbiamo sempre seguito. Non so, mi piacete, se non perché un giovane umile, deve andare sempre avanti, una anche noi siamo umile, giovani dobbiamo andare avanti. E siamo sempre con voi, fino alla morte, ve lo dico io, però garantisco che sono un papà di 5 anni. Fino alla morte vi seguiamo. Grazie. Grazie, grazie mille e più tardi vi diamo un po' di notizie. Grazie, vi aspettiamo. Grazie. Grazie. E stai fermo con sta grande giro. Al 2000 bandiere rosse. Vuoi tornare indietro? Forse che sono loro? Parto un attimo loro. Saluto un attimo loro e vengo da te, va bene? Grazie. Buongiorno a tutti. Ciao. Buongiorno maestra. Come state? Buongiorno. Io ho letto un po' il dossier su Parchi 2000. Mi spiegate un po' meglio? Guarda, parlo con lei. Sì, in sintesi, noi i lavoratori oggi qui denunciano, e lo stanno denunciando da un anno e mezzo, che ci sta un uso illecito delle cooperative dentro la logistica. Questo è un fatto noto. Il problema è che non va bene che sia utilizzato dentro un consorzio come Parchi 2000, che è uno dei soci fondatori della Lega, uno dei principali associati, che a parole dice di combattere le cosiddette cooperative spurie, cioè quelli che ogni 2 anni cambiano contratto e lasciano buffi di tutti i tipi, e soprattutto i lavoratori stanno in perenne precarietà. Questi lavoratori sono passati negli ultimi 12 anni una cooperativa ogni 2 anni. Che apriva e chiudeva e passava i lavoratori. Nell'ultimo anno e mezzo hanno cambiato 4 cooperative e ovviamente in questi passaggi lasciano i lavoratori scomodi, i lavoratori hanno usato ribellarsi e soprattutto i livelli economici sono quelli di 12 anni fa, perché ogni 2 anni gli riazzerano la vita lavorativa. Questa noi riteniamo una cosa inaccettabile, anche perché è un anche perché non ha niente a che fare con lo spirito delle cooperative. No, è assolutamente assente lo spirito della Costituzione, perché ovviamente le cooperative stanno come spirito nella Costituzione, certo, no, non hanno carità. Nulla a che fare, perché questi il rapporto associativo non sanno non neanche che se. Le ultime cooperative peraltro ci sono prestanomi, una volta rumeni, una volta indiani, cioè che non sanno proprio di che stanno a parlare, ma non per cattiveria loro, li costringono a fare quel mestiere perché le minacciano. E questo non aiuta neanche quando si usa il massimo ribasso poi in tutte le questioni delle gare, perché poi le cooperative unite ai costi bassi e il massimo ribasso utilizzano. Fermo restando che qui stiamo parlando di un rapporto privatistico in quindi questo caso. E la cooperativa Parchi 2000, sì, che sì. È una cooperativa di padroncini, di padroni dei grandi magazzini, che sfrutta questo sistema, perché e infatti noi denunciamo, noi abbiamo presentato anche una denuncia alla Procura della Repubblica, perché pensiamo che è il committente che da 12 anni fa la regia. Questa denuncia ce l'avete qua? Ci sono carabinieri e finanzieri ora nel magazzino. In questo momento ci sono 30 degli ispettori del lavoro e della finanza. Sì, perché per anni hanno sfruttato il lavoro. La Lega delle Cooperative ha presentato una ha presentato una proposta di legge in Parlamento sulle false cooperative. In realtà in questo caso PAC 2000, che è una cooperativa della Lega, fa utilizzo di false cooperative, quindi capisci che c'è un minimo di... Allora, noi da questione della logistica, delle cooperative della logistica, la stavano seguendo qui al Ministero con questo tavolo sulla logistica, perché io avevo seguito una delle prime vertenze che ho seguito in questa settimana, era la vertenza FedEx, che pure si stavano mangiando, FedEx se la stavano mangiando queste dinamiche di mercato in cui ormai ci sono cooperative che divorano tutto il mercato con meccanismi quasi di sfruttamento o di sfruttamento. Quello che però voglio fare adesso è convocare i vertici delle organizzazioni delle cooperative, questo lo prendo come impegno con voi, e accelerare subito su una legge che limiti questo uso improprio e anche a sfruttamento delle risorse, delle persone attraverso le cooperative. Infatti in questo caso noi sosteniamo che essendo l'appalto illecito, sì, i lavoratori hanno diritto di vedersi riconosciuto il rapporto di lavoro con chi utilizza la borsa lavoro e quindi il committente. In questo caso fa chimera, perché lì non c'è nessun motivo per cui si debba subappaltare o appaltare il lavoro, visto che sono 12 anni che stanno in quel magazzino ed è peraltro la logistica è il polmone della grande distribuzione, perché senso questo poi servizio dovete sapere non un'altra funziona. Cosa, che qui c'è il sistema nel MISE, lo sapete sicuramente, il sistema di controllo sulle cooperative, cioè noi qui abbiamo gli ispettori che vanno a fare i controlli, ma in questi anni i fondi sono stati prosciugati per fare queste cose.
io adesso voglio riaumentare i fondi perché dobbiamo fare i controlli, perché in molte cooperative se iniziano i controlli la si finisce di sfruttare la gente e soprattutto di farli saltare di cooperativa in cooperativa. Voi avete una questione di rapporto privatistico, gli altri con cui ho parlato dell'altra cooperativa che lavora per la città, c'è anche il tema del massimo ribasso nelle gare pubbliche, in cui con i costi che hanno le finte cooperative, perché poi quelle vere è nobile il principio, però quelle finte, fittizie, battono tutte le aziende e quindi finisce che si sfrutta la gente, le si paga poco e si danneggiano anche le imprese che magari pagano bene i loro operai. Mi perdoni, Ministro, sì. In tal proposito, l'altro giorno c'è stato un pezzo su Repubblica sulla questione del decreto dignità e la questione del lavoro domenicale, non so se ha letto. Sì. Ero io. Allora, lei, siccome il lavoro domenicale ha incrementato lo sfruttamento, il lavoro notturno... Cioè le liberalizzazioni degli orari di lavoro. Il Ministero ha la disponibilità, perché questa è una notizia che aspettano 3 milioni di lavoratori, il Ministero ha la disponibilità ad aprire un tavolo per rivedere il decreto Monti? Ma certo, sulle liberalizzazioni. Ma lei mi ha detto, guardi... Certo, la faccio così, guarda. Sì, che vuoi fare? Certo. Il suo certo deve essere immortalato. Vai. Bravo. Fai una foto. No, voglio, però. Voglio, vale, dire, no. Voglio dirvi una cosa su questo. Io prendo ho preso il treno in corso. Lei mi ha detto di sì, eh? Ci sono tanti problemi da questo punto di vista su precarietà, non solo di chi lavora ma anche dei datori di lavoro, si mettono insieme soprattutto nel mondo del commercio o di tante piccole aziende, problemi che ormai riguardano chi lavora e chi dà lavoro, quindi dobbiamo cercare da una parte di seguire un filo conduttore che è quello di combattere la precarietà, di eliminare lo sfruttamento. Cioè questa cosa che io sto seguendo i ragazzi con dei riders, no? Quelli che portano il cibo in bici, quelli sono un simbolo, però dietro, quelli sono la punta di un iceberg che riguarda tutti anche voi. Anche quella più complicata. Quella è ancora più complicata perché lavorano per delle piattaforme. Perché bisogna mettere mano al job act per risolvere quel problema. Job act, ma anche le leggi, come dicevo, sugli appalti, perché poi se proliferano un certo tipo di cooperative perché possono entrare nella pubblica amministrazione. E l'altro grande tema che vi riguarda è quello che sta succedendo in alcuni settori come la logistica, che poi sta danneggiando la qualità dei servizi, perché ormai è diventata un livello di sfruttamento. Posso dire una cosa, però qui sono 12 anni che va avanti questa cosa, qui il problema non è l'avvertenza, è un modello. Sono associazioni a delinquere, non l'avvertenza del giusto lavorista, ci vuole il diritto penale qui. Questi andrebbero arrestati perché è un sistema detto finanziario. Che adesso sono entrati in finanziari alla pace 2000, stanno intervistando uno per uno, ci vuole la procura. Quindi non bisogna fare incappiare, il concetto è questo, perché negli anni, come sa, come insegna, anche quando è arrivato nel passato magari qualche ispezione, sono tutte state... Allora, al di là del tavolo della logistica che sta seguendo il suo iter, io quello che vorrei fare è mettere insieme i rappresentanti di chi lavora e i rappresentanti dei grandi gruppi di cooperative e discutere di come fermare queste distorsioni e questi abusi, perché poi penso che interessi anche alle vere cooperative fermare questa, se poi non interessa lo dimostreremo, perché trattative con cooperative sane e si va avanti. Io vi dico il mio metodo come funziona, sta funzionando pure per ora per i riders. Per me bisogna tutelare le persone, quindi si devono fare delle leggi per tutelarle. Se quelle leggi non vanno bene a chi assume le persone, allora o troviamo una soluzione insieme e quindi si apre un tavolo e troviamo una soluzione insieme, evitiamo la legge, oppure si fa la legge. Questo è il mio modo di lavorare, quindi quello che dico io è vediamoci, ne parliamo un attimo. Perché nel tavolo ci sono tutti ovviamente. Esatto, tutti. E stavo guardando la sigla e poi dopo che abbiamo discusso di trovare una soluzione, se si trova la soluzione comune sono contenti tutti. Se invece non si trova la soluzione comune, per me valgono le tutele per la persona. Ci interessano le tutele dei lavoratori. Che la persona sia un lavoratore o un datore di lavoro, per me valgono le tutele della persona. Anche il tipo di contratto, la tutela è la cosa più importante di tutto che deve andare sulla persona. Diciamo, quindi su questo avete la mia parola. Diciamo che il lavoratore è il soggetto più. E tanto io qua sto, qua mi potete trovare qua. Ministro, per quella questione del tavolo. Contatto, riferimento. Sì, ma voi non avete parlato ancora con nessuno nella mia segreteria stamattina? No, stamattina no, abbiamo parlato con Casper. Chicco! Perché se io ho il contatto. Lui è Francesco Vanin, che è la persona che segue le crisi per me insieme a Giorgio Sorier. Avevo un contatto per la questione che me l'ha dato il ministro Rocchè per il tavolo dei domenica, quindi se mi date un contatto. Sì, adesso lo facciamo. Va bene. Grazie Francesco, andiamo d'accordo. Grazie, vi seguo. Scusate, noi siamo come ministro di questione umano, vorremmo avere un contatto con voi per poter muoverci sul territorio. Buona giornata, grazie. C'era condotto e si certo. Buongiorno. Buongiorno.
buongiorno a tutti. Grazie. Io ho incontrato alcuni vostri rappresentanti sindacali che stavano al tavolo prima e mi hanno raccontato un po' di alcune questioni, però io la conosco in generale la vicenda. Se ho capito bene, voi sareste orientati nell'andare verso un'amministrazione straordinaria che poi ci possa consentire di rimetterla a posto. Noi siamo orientati a cercare di salvare i posti di lavoro non solo delle persone che sono qui presenti, ma di circa 3.000 persone e 10.000 persone di indotto. Siamo il terzo costruttore di appalti, diciamo, pubblici, e realizziamo appalti pubblici in Italia, siamo il terzo e abbiamo opere in tutto il mondo. Quindi siamo una società importante che produce tanto, che comunque sapete meglio di me che le infrastrutture sono uno dei motori portanti dell'economia italiana e noi stiamo morendo. E come dipendenti non percepiamo lo stipendio, nell'ultimo mese non abbiamo avuto lo stipendio di maggio, e stiamo combattendo, abbiamo dei grossissimi problemi per sbloccare questioni relative al TURC, perché ovviamente abbiamo un debito con l'Inps e con l'INAIL, stiamo cercando, ed è precedente al concordato preventivo, non possiamo pagare, non possiamo ottenere l'autorizzazione a effettuare la rateizzazione e quindi i pagamenti. Questo ci porta piano piano a perdere le nostre commesse, che per noi sono la vita. Sostanzialmente la nostra produzione è ferma e senza produzione non abbiamo soldi, non abbiamo stipendi per le persone. Qui ci sono persone monoreddito, ci sono persone con famiglie, ci sono persone con debiti, ci sono persone con mutui e iniziano ad avere grossissime difficoltà. L'amministrazione straordinaria, che sia amministrazione straordinaria, concordato preventivo con un piano concordatario, che sia quello, ma che sia qualcosa, perché noi è dall'8 di gennaio che non vediamo la luce. Ministro, partiamo centinaia di milioni di euro da parte dell'amministrazione dello Stato, cioè non è possibile. Sulla nuvola 54 milioni. Cioè vantiamo crediti. Abbiamo crediti certi ed esigibili. Per quanti pari milioni di euro? Circa 800 milioni se consideriamo. Che dovete avere dallo Stato. Che dobbiamo avere dallo Stato. E abbiamo anche delle piccole gocce, tra virgolette, per noi sono delle cifre esorbitanti, parliamo di 1.8 milioni, 1.4 milioni, da regioni, amministrazioni, Regione Sicilia, che devono esserci dati e ci dovevano essere dati quasi un anno e mezzo fa. Se oggi stiamo così, gran parte della responsabilità è lo Stato che non paga. Lo Stato che non ci paga nei tempi dovuti. Abbiamo lavorato, abbiamo prodotto, non possiamo indebitarci fino al collo, si stanno indebitando le famiglie. I committenti, soprattutto quelli del nord Europa e dell'estero, ci stanno rifiutando le commesse che avevamo vinto, perché stiamo avendo una sorta di tavolo, il concordato non esiste. O sei attivo o sei morto, quindi non esiste. Stiamo perdendo commesse importanti, Danimarca, Polonia, Romania, le nostre qualifiche SOA, che sono fondamentali per la realizzazione. Sì, lo so, perché questi sono tutti istituti. No? Il nostro codice degli appalti, che tanto c'è caro, ci sta anche creando quello tantissimi problemi. Anche quello ha ritardato i pagamenti della pubblica amministrazione, sì, perché sì. Ci sono responsabilità in capo a troppi dirigenti che non si vogliono prendere. Esatto, mi permetta di dire che il problema in Italia, e per quanto ci riguarda, è proprio questo, la responsabilità del dirigente che non si mette più in prima linea, che rimanda e cerca il responsabile. Ma questo anche, perché, di un decreto. Questo anche perché il codice degli appalti è così complicato che hai sempre paura di sbagliare, quindi sì, nessuno si muove più. No, non voglio giustificare. Io quello che vi dico è che noi abbiamo tra le priorità di questo governo, che si è insediato 15 giorni fa, lo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione verso le aziende e uno sfoltimento del codice degli appalti, ma anche del testo unico degli enti locali. Il testo unico degli enti locali è un mattone, così deve diventare almeno la metà, lo conoscerete sicuramente meglio di me. E così almeno riusciamo a rimettere in moto tutti i meccanismi di rapporto tra pubblico e privato. Nel caso vostro io la seguirò col dottor Castano al tavolo, la seguirò anche in prima persona, lo so. Abbiamo veramente pochissimo tempo, stiamo cercando esistiamo dal 1880, non è possibile, cioè abbiamo superato le guerre mondiali. E nonostante la mancanza di stipendi da parte degli operai nei cantieri, nonostante le difficoltà degli impiegati all'interno della sede, noi stiamo continuando a lavorare 8, 10, 12 ore al giorno, ci sono dei settori che vengono sollecitati continuamente per portare numeri e per poter presentare il piano concordatario. Le banche, ovviamente, come quella che dovrebbe essere uno dei nostri finanziatori, che è un fondo, non riescono a trovare un accordo,
ma noi non possiamo mettere la nostra vita, perché qui c'è gente che rischia di perdere qualunque cosa nelle mani di queste, esatto, casa, famiglia. Allora, no, la nostra intenzione è creare due strumenti. Uno con Cassa Depositi e Prestiti, sbloccare i fondi attraverso un sistema di garanzia. Cassa Depositi e Prestiti ha aiutato Missoni. Sì. Ma soprattutto non è un intervento sulla singola azienda, è dire dobbiamo sbloccare i fondi dei debiti che ha la PA nei confronti dei privati con anche sistemi di garanzie, abbiamo Cassa Depositi e Prestiti che una mano ce la può dare. E noi stiamo per nominare il nuovo management a breve, che avrà sicuramente questa mission, ma proprio a breve, parliamo se non sbaglio di settimane. Secondo punto importante è aumentare gli investimenti delle infrastrutture creando la banca degli investimenti, che è uno strumento più agile che evita tutto il problema degli stanziamenti nel bilancio dello Stato per fare gli investimenti o rifinanziare alcune opere, perché poi voi state creando, mi pare, delle opere al sud che tra le altre cose hanno serie difficoltà ad avanzamento dei lavori tra codice degli appalti, normative e pagamenti. Quindi noi ne siamo consapevoli, siete l'esempio di cosa non ha funzionato nel rapporto pubblico-privato in questi anni e di che cosa sta creando. E purtroppo ce lo portiamo avanti da tanti anni. Lo so, solo che siamo arrivati. Ministro, una domanda. Noi nel frattempo che si attuerà un programma politico di questa natura saremo morti come lavoratori. No, io spero di no, la stiamo mettendo tutta al tavolo per trovare la soluzione. La domanda è, non è possibile organizzare una piccola anticipazione dei pagamenti dello Stato che ci permetta di riprendere a lavorare fisicamente? Perché il dramma è che non lavorando fisicamente non possiamo produrre stati di avanzamento lavoro. Ma il lavoro ce l'abbiamo. Il lavoro c'è, ma non lo possiamo svolgere. Con una piccola anticipazione dello Stato, dei pagamenti dovuti, noi riprenderemo a lavorare. Le amministrazioni si trincerano dietro un DURC irregolare che al momento è irregolare perché siamo in un limbo. Perché nel concordato preventivo, finché non interviene l'omologazione, viene riconosciuta la regolarità. Per poter essere riconosciuta la regolarità ci deve essere consentito ratezzare, ma per poter ratezzare dobbiamo garantire il primo pagamento. Il primo pagamento viene sbloccato solamente se il giudice delegato del concordato preventivo in continuità ci autorizza, e questa cosa non avviene. Certo. Abbiamo bisogno anche che le persone che stanno all'interno del tribunale fallimentare si assumano la responsabilità di quello che stanno facendo, perché se non ci sbloccano la questione del DURC e non ci autorizzano quel pagamento, ne basta uno per avere il DURC regolare. Cioè, abbiamo... entra denaro, possiamo pagare il resto delle rate. Ma l'amministrazione vi ha detto che è pronta a pagare? Sì, l'amministrazione è lì e c'è l'accordo. Sì. Okay. Quindi loro sono pronti a consentire la ratezzazione. Ma questa istanza per l'autorizzazione al pagamento è bloccata in tribunale, perché i commissari e il giudice delegato vogliono vedere il piano concordatario. Ma ci incastriamo. Poi c'avete pure il caso DURC, ovviamente. Abbiamo anche il caso delle fatture quedanzate. Le amministrazioni si trincerano anche dietro quello. Non hai le fatture quedanzate, io non ti pago. Ma non possiamo andare avanti così, perché altrimenti noi non produciamo. Allora, non soldi, vi posso affidare ad una persona che si occupa per me di tutte queste cose, Francesco Vanin, che c'è anche Giorgio Soria, perché sono le due persone che seguono le crisi aziendali. Vi sentite con loro, adesso magari vi scambiate dei contatti. Fermo restando c'è il tavolo in corso con le vostre rappresentanze, quindi non voglio scavalcare nessuno, per carità, perché sennò creiamo un cortocircuito. Però ci sono degli interventi sulla normativa che prescindono dal tavolo che possiamo fare per cercare di agevolarli. Ci mettiamo al lavoro, sono delle questioni che corrono contro il tempo, cioè il tempo corre contro di noi e lo so benissimo. Noi abbiamo poco tempo. Per ora vi do degli interlocutori che potete sentire, ok? Per le questioni tecniche. E magari abbiamo modo anche di chiarire con la singola amministrazione che deve il pagamento, se riusciamo a capire un attimo con un intervento diretto sull'amministrazione. Va bene, tutto quello che possiamo fare lo facciamo senza miracoli, non vi prometto niente. Grazie, grazie. Grazie mille, arrivederci. Ciao, arrivederci, buon lavoro, buona giornata. Grazie. Siamo contenti, Silvici, sia tu.